il nostro Elia Ciano, il sindaco. Dove volevo, eccolo qui il sindaco, magari vuole dire qualcosa a nome appunto del comune, il primo cittadino che vi dice qualcosa di molto importante, sempre in diretta. Allora io voglio fare i complimenti ad Elia e a tutti i corridori che oggi corrono lungo il mare del Salento e lungo queste meravigliose strade, ed è la nostra cartolina più bella da riportare nelle vostre città e nelle vostre comunità. Anche da Bassano del Grappa c'è qualcuno presente, benvenuto, vi facciamo i complimenti e gli auguri a tutti. Buona pedalata a tutti e ci vediamo più tardi a Torre dell'Orto davanti a questo meraviglioso mare, grazie. Grazie al sindaco, sempre in collegamento diretta, in diretta siamo, attenzione, tutto il mondo ci sta guardando in questo istante. Ringraziamo l'Hotel Belvedere che ci ha ospitato e poi faremo le premiazioni lì proprio davanti all'Hotel Belvedere. Ringraziamo ancora meglio l'Hotel Belvedere e tutti gli altri sponsor. E allora attenzione, l'urlo di gioia perché stiamo per partire, fatemi sentire forte e chiaro, ci siete? State per partire? E allora attenzione, il conto alla rovescia è arrivato, attenzione, 10, 9. Oh, facciamo insieme il conto, dai ragazzi, i ciclisti, dai, tutti insieme, possiamo partire contro la rovescia lì, tutti insieme, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partenza! È partita! A tutti i corridori che arrivano da ogni parte della nostra regione, ma anche da altre regioni, dal Trentino, Alto Adige, addirittura, eccoli qua, i rappresentanti delle varie categorie, abbiamo anche le donne, abbiamo visto le donne, anche l'altra categoria dei 65 anni in su, buona gara, il sindaco continua ad applaudire, vedete, e intanto ecco qui gli altri corridori che rivedremo, quindi tra circa 3 ore le staffette, vedete la... appunto le nostre auto, anche la macchina fine gara ciclistica. Un grazie particolare ancora a tutti coloro che hanno collaborato attivamente per conoscere questa importante manifestazione, e intanto ringraziamo anche la parte tecnica che ci assiste oggi, come ti chiami? Domenico, che ci assisterà dalla partenza molto lenta, tranquilla, fino ad Otranto, poi sulla salita della Fraula, sulla salita, è successo di tutto, 4 hanno lasciato il gruppo, 4 sono andati in fuga, questi 4 rimangono in fuga e molto probabilmente questi 4 corridori dovremo vederli sulla dirittura da lì. Allora, vediamo notizie della corsa, quindi non sono ancora arrivati a 5 km dall'arrivo, perché insomma ci hanno promesso che ci avevano chiamati, tra le cose sono state chiamate quando il gruppo, i fuggitivi, erano via 5 km appunto dall'arrivo. Intanto però ricordiamo che il gruppo, vari gruppetti, ma primo dei gruppetti, è riuscito a ridurre lo svantaggio da 3 minuti a 2 minuti, un minuto e mezzo verso il gruppo. Attenzione, siamo quasi per vedere i nostri corridori, manca davvero poco.
grazie, grazie al nostro Stanislao Roberto, grazie davvero. Allora attenzione, 3 km al traguardo, ci siamo, il grande momento sta per arrivare, sono 4 al comando e allora ripeto ancora una volta, 4 che riescono, sicuramente riusciranno a raggiungere il traguardo. L'anno scorso era tutto il gruppo a contendersi, ecco, il titolo, una volata che fu vinta, ripetiamo ancora una volta, da Walter Marcone davanti a Claudio Astolfi, al terzo posto Claudio Tersimoni, al quarto posto Stefano Ciccarese, attenzione, quarto posto c'è Stefano Ciccarese, l'anno scorso Stefano Ciccarese vuole vincere e intanto lo troviamo nel gruppo dei quattro fuggitivi e infatti stanno per arrivare i quattro che sono il... Attenzione, attenzione, dovremmo vedere le prime staffette, arriva la macchina, l'abbiamo vista una miraglia, però mancano un paio di chilometri, attenzione, siamo già nell'abitato. Vuol dire che i corridori stanno per arrivare, ecco qui il nostro fotografo ufficiale che vuole chiaramente immortalare il grande momento, il momento dell'arrivo, la foto che entrerà nell'album storico della importante manifestazione. Ecco qui tutto è pronto, vedo anche Elia Giano pronto con tutto il suo staff ad accogliere i corridori che stanno per arrivare, la seconda edizione 2017 della Strassanetto. E allora attenzione, manca davvero poco, pochissimo, pochi metri possiamo dire, Strassanetto, gran fondo Elia Giano, ripeto, seconda edizione che sta per chiudersi, mancano veramente pochi minuti all'arrivo, pochi metri all'arrivo, ci siamo, attenzione, veramente tanti partecipanti, più di 500 partecipanti, attenzione, ecco qui le prime staffette, vediamo il nostro Elia che si sta agitando, il giudice gara che arriva proprio in questo istante, attenzione, il giudice di gara che arriva in questo istante, mancano veramente pochi metri all'arrivo, sono 4 al comando, ma chi dei 4 riuscirà a tagliare per prima il traguardo? Staremo a vedere, e allora è ancora gara, è ancora battaglia, da Ciccarese, Greco, Iaconella, La Rossa, attenzione, arriva anche il direttore di corsa, eccolo qui il direttore di corsa, attenzione, vuol dire che ci siamo, stanno per arrivare, ecco il pubblico che sta correndo, il pubblico che accorre, e quindi sottolinea tangibilmente il fatto che ci siamo, il grande momento è arrivato, le 11:53 minuti, 11:53 al nostro orologio, tutto è pronto, le telecamere sono pronte, i fotografi in fondo, ragazzi, tutto è pronto per immortalare questo momento, sarà una bella volata, attenzione, attenzione, veramente mancano pochi secondi, è un momento molto atteso, atteso da un anno, subito dopo la prima edizione, subito ad organizzare la seconda edizione, quindi già nel mese di giugno dell'anno scorso, ed eccoci qui adesso nel mese di aprile per una straordinaria manifestazione che raggiunge il suo apice proprio in questo momento. E allora attenzione, vedo il direttore di corsa già pronto con la sua paletta, eccolo lì, i giudici sono pronti, i fotografi tutti schierati e i nostri amici sportivi qui che sono con il loro telefonino a riprendere questo momento vero, molto particolare, vediamo, vediamo se riescono a darci qualche indicazione, intanto arriva la scorta tecnica proprio in questo istante, attenzione, attenzione, ci siamo, mancano davvero pochi metri, pochissimi metri, attenzione, perché stanno per spuntare le sagome di Stefano Ciccarese, Ciro Greco, Antonio Giaconella, Marco La Rossa, e veramente faremo un applauso sincero e fragoroso per questi quattro ragazzi che sono in testa, pensate, dalla partenza più o meno, già sulla cima appunto della nostra, del primo Gran Premio che c'è stato, e sono lì che sono partiti in testa. Intanto Elia, eccolo lì in fondo che sta, ci darà qualche indicazione sul lo spuntare, eccoli che stanno per arrivare, attenzione, attenzione, stanno per arrivare e sta per concludersi la seconda edizione, è una bella volata, è una volata, e vince, e vince il numero 190, e vince il 24enne Marco La Rossa della Elite Sport ASDL Bike Shop di Trani, vince Marco La Rossa, ecco gli altri corridori che stanno per raggiungere
Sono forti, è l'altra categoria. Però complimenti a questo. Stavo dicendo giovane Salvatore, quanti anni ha Salvatore? 38 anni, ma vedete ancora in sella, è bravissima, riceve anche una. No, scusate, vi ho detto un applauso, uno, quindi soltanto il suo. Scherzi a parte, l'applauso per questo 38enne, di dove sei tu? Di Ruffano, complimenti, grazie per aver partecipato, non male, un 23° posto. Poi dobbiamo vedere la tua categoria come è andata a finire, perché questo è soltanto, diciamo, l'arrivo, la classifica generale, però lui già sta controllando, vedete, per la sua categoria può darsi che entra nel gruppo dei tre, speriamo bene. Non sei entrato nel gruppo dei tre, ebbene, ha già visto, ha già dato lo sguardo, sarà per l'anno prossimo. Salutiamo e ringraziamo Salvatore, sarà quindi per l'anno prossimo. E intanto vedete arriva un'altra staffetta, vediamo se c'è qualche volata o magari stuzzichiamo a fare la volata c'è, eccola qui, altri corridori che riescono a raggiungere il traguardo, avete visto? Beh, stuzzicandoli, insomma, loro la volata la fanno, non c'è che dire. Dicevo, per quanto riguarda i nostri amici, finalmente ce l'abbiamo fatta, sei andato in diretta, abbiamo ascoltato la tua voce, sei stato straordinario, preciso, ogni tanto ci chiamavi, veramente qui dovremmo fare un applauso a lui, perché veramente ci ha raccontato nei minimi particolari, veramente possiamo dire, c'è tutto il calcio minuto per minuto, ma qui tutta la Strasalento minuto per minuto, grazie al nostro Stanislao Roberto, a cui cedo immediatamente il microfono, perché potrebbe, guardare il giro di pochi minuti, intanto arrivano qui altri corridori, vedete, facciamo un applauso a questi corridori che sono riusciti a raggiungere il traguardo. Allora Stanislao, mi sembra che la salita abbia fatto la differenza, perché sono partiti in quattro e quei quattro che sono partiti in salita poi sono arrivati al traguardo, ma il gruppo cosa ha fatto? Non è riuscito a recuperare lo svantaggio? Il gruppo non è riuscito a recuperare lo svantaggio, ma ci sono stati soltanto due corridori che sono riusciti ad avvantaggiarsi e ma hanno rischiato di raggiungere i primi quattro, comunque probabilmente erano i quattro più forti quelli che sono arrivati almeno in questo momento. E la gara, una considerazione soltanto, io sono stato continuamente in contatto con l'auto fine gara che mi rassicurava che l'ambulanza non è intervenuta, e questa è semplicemente la nota che mi fa molto più piacere, oltre alla festa che abbiamo portato qui a Torre dell'Orso con l'associazione Gruppo Sportivo Piconese, che tanto fa per il ciclismo e anche per il territorio tramite il ciclismo. Benissimo, complimenti anche al nostro. La volata del, alza anche le mani, alzano le mani, bravissimi. Cristian Tundo vince la volata del 160° posto. Ecco, lui addirittura è riuscito anche a stabilire che si trova al 160° posto questo atleta. E c'è grande curiosità, devo dire, Stanislao, perché qui non abbiamo dato nessuna indicazione, nemmeno una sulle donne. E c'è grande attesa, lo scopriremo dopo chi saranno appunto le ragazze che verranno premiate. Non abbiamo ancora l'annuncio ufficiale da parte dei nostri giudici per quanto concerne le donne, chi è riuscito a vincere, ma io sono tranquillo perché c'è il nostro amico lì in fondo che è in cabina di regia, che ci darà sicuramente indicazioni sulla ragazza che ha vinto. Perché attenzione, non è soltanto una gara maschile, non è soltanto la gara dedicata agli uomini, ma anche la gara dedicata alle donne. Non abbiamo parlato tanto delle donne perché le donne erano sempre nel gruppo e quindi era difficile riuscire ad individuare con esattezza, anche se guardando magari, ecco, il numero di gara, le ragazze.
corso, si è appena conclusa la gara ciclistica della Salento, appunto qui a Torre dell'Orso. Lui è uno dei grandi protagonisti di questa importante manifestazione, lo è stato anche l'anno scorso con il suo quarto posto, ma ha vinto, attenzione, pugliese che ha vinto nella sua categoria appunto l'anno scorso, quest'anno ha partecipato ancora una volta. Protagonista anche quest'anno perché è partito, possiamo dire, in quarta, ma con i quattro appunto verso la vittoria finale nel corso della salita. Beh, rispetto all'anno scorso, insomma, quest'anno è stata un po' più dura perché l'anno scorso siete arrivati tutti in gruppo, questa volta invece siete arrivati in quattro, avete staccato il gruppo, avete mantenuto il vantaggio, però poi all'arrivo, mannaggia. Mannaggia, ho giocato le mie carte prima, negli ultimi 20-30 km ho provato un attacco solitario, sono riusciti a chiudere, poi ci ho riprovato e niente, poi ho dovuto attendere la volata. Dei quattro sulla carta mi sembrava più veloce Giaconella, gli ho curato la ruota, però in realtà è stato più lesto Marco La Rossa, onore al merito, e niente, siamo arrivati, così siamo partiti, così siamo arrivati in volata, diciamo. Ovviamente ho visto all'inizio della corsa, quando siamo partiti lì sulla salita, ho visto che era la fuga buona, per un bel po' abbiamo dovuto proprio pestare giù duro, poi niente, è stato più che altro una gara di fatica, pensare in fuga, credo quasi 90 km siamo fatti in fuga, tutti e quattro, un gruppetto divertente con... C'è stata anche molta collaborazione tra voi, questa diciamo è stata l'arma vincente. No, l'arma vincente è stata proprio quella, la collaborazione tra me, Ciro Greco, Antonio Giaconella e Marco La Rossa. Ci sono stati anche dei momenti divertenti in gara, diciamo. Quali sono i momenti divertenti? Ma insomma, Giaconella che faceva auguri a destra e manca nel passaggio dei paesi, saluti di qua, saluti di là, insomma, un attimino, ci siamo presi un po' per in giro per rendere un pochettino la giornata più divertente. E niente, così siamo riusciti a portarla a termine. Ovviamente il gruppo era sempre lì a un minuto circa, no? Quindi ovviamente ci ha costretto a lavorare sempre. Questo da una parte è stato un vantaggio, perché così siamo arrivati, diciamo, tirati, no? Ovviamente per fare una volata. Poi ovviamente queste volate qua a quattro sono sempre anomale. Uno cura l'altro, non va bene l'attacco e niente, così. È stata divertente, la gara è stata bella. Il percorso lo conosci perfettamente, perché possiamo dire che sei uno di quelli che insomma ha viaggiato molto in questa zona, poi sei pugliese, quindi... Sì, le origini pugliesi, come al solito, ho vissuto tanto a Milano, ma come tutti i milanesi sono pugliese, no? Infatti cos'è? Il film diceva, si ringrazia la Regione Puglia per aver fornito i milanesi. E niente, quindi sì, sono tutte zone che in un modo o nell'altro le conosco. Poi ovviamente avevamo la guida Ciro Greco, che sapeva meno a dito il percorso, faceva da tom tom, diciamo, per... Comunque la corsa è stata bella, divertente, insomma, stare così in fuga è stata una gara piacevole, almeno è venuta tirata e niente. E comunque un ringraziamento a tutta la squadra e soprattutto ai fratelli Leo, che rendono sempre possibile il proseguio della stagione a questi massimi livelli, perché ci hanno anche permesso di arrivare a fare la Versilia, la cronometra squadra della Versilia, dove abbiamo vinto come squadra. Quindi insomma, per ora una bella stagione. Poi si è migliorato, perché l'anno scorso al quarto posto, questa volta la medaglia di bronzo, vincitore, ecco, della categoria M3, primo classificato, quindi non ci sono problemi. Andando così tra due anni dovrei vincerla. Tra due anni dovrebbe, no, so che ci tenevi tanto a vincere sì, oggi. Sì, no, ci tenevo, infatti, niente, è andata, allora, non è andata male, ma è andata meglio a Marco, quindi no, sono contento, perché comunque eravamo, insomma, tutti e quattro amici, quindi arrivare all'arrivo così ed è stato un piacere, un bel podio. Adesso che cosa c'è in vista? E adesso sai che devo vedere, perché non so, forse volevo andare a fare qualche corsa così nelle Marche eccetera, vedendo un attimo, però volevo vedere un attimo anche gli altri ragazzi della squadra cosa volevano fare. Sinceramente questa domenica non lo so ancora, adesso vediamo. Sicuramente il primo obiettivo, quello più importante, è il campionato italiano a cronometro che faremo noi a Cavallino il 30 aprile e il 1 maggio. Ovviamente quello per me è l'altro obiettivo veramente importante, quindi è tutto incentrato su quello, sulla cronometro individuale del 30, e poi riuscire a fare anche la cronometro a coppia il giorno dopo. Quindi un invito a tutti quanti alla nostra cronometro il 30 aprile a Cavallino, organizzata dai fratelli Leo. Benissimo, staremo a vedere che cosa succede, ci vedremo dopo per le premiazioni, avremo modo di premiarlo. Intanto abbiamo un altro giovane, oddio, 43 anni lui, devo dire, no, li porti benissimo, guai a dare 43 anni a questo ragazzone
pugliese che viaggia veramente molto bene. Complimenti davvero, complimenti Stefano, ci vediamo dopo per le premiazioni. Ecco la stretta di mano con un vedo abbastanza deluso Ciro Greco, forse si aspettava un po' più. Mettiamoci in favore di telecamera perché ci stanno vedendo chiaramente in tutto il mondo attraverso il web, ci salutano anche gli amici, pensa un po' dalla Cina, quindi hanno voluto vedere un po' come andava a finire questa gara. Ciro Greco invece è uno dei più giovani appunto della corsa, anche lui della categoria Elite Sport e fa parte della Piccolese Melenduno. Ecco, ma oggi insomma è stata un po' dura fino a un certo punto, dopo la salita tutti e quattro in fuga fino all'arrivo, grande collaborazione tra di voi, insomma il succo della corsa è questo. Sì, abbiamo collaborato e... Ma ti vedo molto deluso. Sì, sono un po' deluso. Perché? Come è questa delusione? Mi aspettavo sinceramente da me stesso di fare meglio e purtroppo... Ma fare meglio, partire, lasciare i tre dietro, quindi andare da solo verso il traguardo, o addirittura deluso perché non sei riuscito a vincere la volata? Sì, non, diciamo alla fine non sentivo le gambe come le volevo io e purtroppo è andata così, ci rifaremo alla prossima. Ma sicuramente, molto deluso vedete questo giovane, poi sarai premiato tra qualche estate, anche te impegni futuri? Sì, prossimi impegni tra due settimane c'è Andria e poi man mano vengono tutte le corse, il campionato italiano e pian piano andiamo avanti. Perfetto, intanto vi dico che Ciro Greco si è classificato terzo nella sua categoria, vorrei dire quella della Elite Sport, perché prima di lui sono arrivati Marco La Rossa e Antonio Giaconella, quindi una medaglia di bronzo non male anche su questo quarto posto dell'assoluto, poi terzo posto nella Elite che è la categoria più forte, più importante, più prestigiosa. Ci vediamo dopo per le premiazioni, complimenti al nostro Ciro Greco. Non so se riusciamo ad avere il vincitore, vediamo un po' se ci portano il vincitore, perché del vice sindaco di Melendugno Simone Dima. A tutti voi, oggi abbiamo avuto anche la presenza del sindaco Marco Putì e invece adesso ci viene a salutare il vice sindaco di Melendugno Simone Dima. Grazie mille. Buonasera, buongiorno a tutti, buon pranzo per chi sta pranzando. Io vorrei fare i complimenti alla GS Piconese, ad Elia, per questa importante manifestazione. Siamo alla seconda edizione, stiamo lavorando anche affinché questa manifestazione possa essere patrocinata in futuro dalla Regione Puglia. Abbiamo partecipato ad un bando, riteniamo che siano queste le iniziative importanti per il territorio, perché danno lustro, danno la possibilità di far vedere le bellezze del territorio, e questo è un segnale evidente che di fatto il gasdotto che vogliono realizzare da qui a 10 km, a 5 km è incompatibile. Quindi noi ribadiamo la nostra contrarietà al gasdotto e continuiamo a dire che queste sono le manifestazioni che danno lustro. Volevo ancora ringraziare Giuseppe, Roberto, Emanuele ed Elia e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie al vice sindaco, facciamo un applauso. Professionista dal 1997 con la Refin Mobilvetta, 13 vittorie in 10 anni di professionismo, vittoria di tappa al Giro del Trentino 2003, vittoria la settimana Coppi Partali del 2005, 4 vittorie in Spagna nel Challenge Mallorca, una vittoria di tappa alla Vuelta Castiglia y León 1999, vincitore del Giro della Danimarca 2002, campione d'Italia Juniores su pista del 1989, campione italiano dilettanti della corsa a punti del 1991, ha fatto parte della nazionale italiana Juniores e dilettanti, uomo di fatica della Mapei per i capitani Bettini e Freire. Vi piaceva vincere partendo da lontano o negli ultimi chilometri ed era famoso perché teneva duro fino alla fine. Memorabile la vittoria in Danimarca nel 2002 ad Odense.
Firenze, era andato in fuga subito con altri 5 compagni a 10 chilometri, avevano solo una ventina di secondi di vantaggio. Gli ultimi 3 chilometri vengono ripresi, eccetto lui che riesce a vincere anticipando di un soffio allo sprint il gruppo. Memorabili i suoi successi al Giro del Trentino, fuga dal primo chilometro e poi vittoria di tappa del 2005, altra fuga dal chilometro zero e una tappa memorabile dove riesce a vincere in modo solitario. Sei pronto, vai? Signori, l'applauso più grande, il vero vincitore di oggi non può essere che lui! L'applauso per Elia Angiano! Soprattutto ringrazio a tutti i partecipanti, grazie a loro che abbiamo avuto questa riuscita gara. Scusate per la voce che già è poca, solo che 4 giorni che sono a tutto e più della bicicletta. Niente, ringraziamo chi ci ha ospitato qui, l'hotel Belvedere, il direttore Francesco, un applauso che è stato grande per me, tutta la famiglia piconese e tutto lo staff che c'è dietro che non è qui ora, che mi ha dato una mano dalle 4 stamattina. Un saluto a tutti, continuiamo con le prime azioni, così andate via. Grazie mille, era un doveroso omaggio con il vostro applauso, ringraziamo anche lui. Tu sei Roberto Piconese, nostro presidente, facciamo ancora un applauso anche per lui, bravissimo, complimenti davvero. Benissimo, allora siamo tutti pronti e allora attenzione perché stiamo per premiare le donne. Non abbiamo ancora dato l'annuncio ufficiale per quanto riguarda le donne. E allora, attenzione, ci siamo e andiamo alla categoria V2. Attenzione, categoria V2, iniziamo con la terza posizione. Al terzo posto viene premiata una rappresentante della ASD Team. Si tratta di Elena Benedini, al terzo posto. Dovrebbe arrivare Elena Benedini. Dov'è? Eccola qui, un applauso. Eccola che viene premiata, un applauso. E andiamo alla seconda posizione. Il tempo di Elena Benedini è di 3:18:44, 3 ore 18 prima e 44 secondo, al secondo posto Antonella Capone della ASD Cyclonstore.it, 3:15:57 il tempo, dovrebbe arrivare, vediamo la seconda classificata, Antonella Capone. Dov'è Antonella? Antonella Capone, eccola che arriva, eccola qui, applauso. E allora, signore e signori, stiamo per presentare la vincitrice di questa categoria, che è la V2,
attenzione, ha vinto col tempo di 3 ore 8 primi e 6 e 301. Attenzione, vince la rappresentante dell'ASD Chialà Cycling Team di Locro Tondo, vince Raffaella De Palma. Pagato, wow, dove? Qui, una vacanza qui, ci mancherebbe altro, una vacanza qui a Tor dell'Orso, ritornerete, la terza di dov'è? Bassano del Grappa, di Bassano del Grappa al terzo posto, la seconda di dov'è? Lizzanello, lei invece? E di Martina Franca, e allora ritornerete qui, quindi grazie in modo particolare a Torre dell'Orso e quindi un certificato di premiazione, basta così. Grazie mille, un applauso! Andiamo avanti, passiamo alla categoria, l'ultima categoria femminile, la V1. Signore e signori, al terzo posto, medaglia di bronzo per il team Velosport Magaletti Losacco, Cinzia Tarantini! Al terzo posto, con le mani! Afforato, benissimo. Andiamo avanti. Al secondo posto, una rappresentante della ASD Cyclone Store. Signori, medaglia d'argento da Antonella Capone. Antonella Capone. Tutti insieme, non c'è? Secondo posto. E allora? Ah, Ilenia, sì, ok. Signori, Ilenia Paladini! Dov'è Ilenia? Eccola qui, gli è venuto un colpo, stava arrivando già al 118. Ma come, l'ho fatto io il secondo posto? La Paladini mi ha tolto il posto, no, è lei. Di dove sei tu? Sbagliato, benissimo. E adesso qui ragazzi, dobbiamo salutare la prima classificata. Signori, è la categoria V1, è stata vinta da una rappresentante della ASD Ciclisti Campi, e allora il titolo, la vittoria va a Paola Pellegrino. Paola Pellegrino, arriva Paola Pellegrino, la vincitrice, prego, alza le braccia al cielo insieme, non so tua figlia, non so chi è, la nipote, ha vinto lei la coppa. L'applauso! Questa è la gara. Grazie a tutte le partecipanti, a tutte le donne. Grazie mille di cuore. Grazie a Paolo Pellegrino, primo posto. Ilenia Paladini al secondo. Cinzia Tarantini al terzo. Grazie mille e buon ritorno nelle vostre rispettive abitazioni. Andiamo avanti, caro. Che c'ha la banana dietro, lei porta la banana dietro. Ok, no, dico, i giudici, vedete, direttore di corsa devono rifocillarsi chiaramente dopo direttore di gara. Allora, dunque, andiamo avanti perché se mi date, ecco, credo che Stanislao mi darà indicazioni sulla prossima premiazione. E allora adesso attenzione, sì, dal decimo.
Andiamo alla premiazione dei primi 10 classificati per quanto riguarda l'assoluto. Volevo ricordarvi, attenzione, volevo ricordarvi che colui che ha vinto oggi, sappiamo già il suo nome, poi lo ricorderemo meglio tra qualche istante, guardate che porta a casa, la possiamo mettere qui per farla vedere meglio? Vince una bici della Bianchi, la gloriosa Bianchi, guardate, e quindi l'applauso per Alberto Guido che ha messo a disposizione, sei tu? No, tu sei un... collaboratore dell'azienda. Dove si trova l'azienda? L'azienda si trova a Lecce e vanta 80 anni di esperienza nel campo del ciclo e motociclo. Infatti quest'anno, nel 2017, Alberto Guido compie 80 anni di attività. 80 anni di attività? Di attività. Mamma mia! Allora, senti, mettiamola di lato perché sennò qui bisogna vedere il primo, secondo, ecco, mettiamola, ecco, di lato, benissimo, ok. Allora andiamo dalla decima posizione, vengono premiati i primi 10 classificati. Al decimo posto abbiamo Antonio Patti, l'applauso per Antonio Patti che si classifica al decimo posto. Dovrebbe arrivare, eccolo qua, Antonio Patti. Medaglia ricordo e poi altri omaggi. Alberto Guido che, appunto, Alberto Guido che offre un omaggio particolare. Andiamo avanti. Al nono posto, Vito Bruno. Vito Bruno al nono posto. Dov'è Vito Bruno? Poi saluteremo meglio gli amici di Bassano del Grappa perché ci ricordano un grande avvenimento con 8.000 presenze, pensate l'anno scorso. Eccolo qui il nostro nono classificato, Vito Bruno. Mettetevi qui davanti per la premiazione, mettetevi avanti così in favore dei fotografi. Ecco qua, c'è anche la medaglia, e c'è anche la medaglia per Vito, un ricordo particolare, offerti da Cicli Manca. Andiamo avanti, la foto e la premiazione anche per il settimo classificato, Maurizio Iaconisi. Dovrebbe arrivare, facciamo prima la foto al nostro Vito Bruno. Ottava posizione quindi per Antonio Giannuzzi. Eccolo che arriva, facciamo l'applauso anche per lui, Antonio Giannuzzi all'ottavo posto, la medaglia, e lo premia il figlio di Giuseppe Piconese, ecco il premio. Marco Guido che offre un altro omaggio particolare. Andiamo avanti e veniamo alla settima posizione con Maurizio Iaconisi. Eccolo Maurizio Iaconisi del team Racing Iaconisi. Al sesto posto per la ASD team Aurispa abbiamo Fabio Piscopiello, eccolo qua, Fabio Piscopiello, al sesto posto la medaglia e altri premi da Punto Rosso, da Cicli Manca, ok. Vogliamo ricordarlo, va che ve lo ricordate voi, signori, lui è stato professionista e quindi gli facciamo un grande applauso. Hai vinto qualche corsa importante, hai fatto qualche giro importante? Da professionista no, da Under 23 Elite sì, ho vinto tappa Giro d'Italia e varie gare internazionali. E complimenti, grazie per aver partecipato, una bella presenza prestigiosa, vi ringrazio per dare, ecco, ai nostri amici che ci danno indicazioni precise. Bene, andiamo avanti e andiamo adesso a premiare la quinta posizione conquistata da Mario Antonio Gaetano Colletta. Dovrebbe arrivare tra qualche istante? Dov'è? Eccolo qui, che arriva in compagnia del figlio alla quinta posizione, lui faceva parte del gruppo che ha tentato di, ovviamente, di inseguire il gruppo. Gliela diamo? O la mettiamo al figlio, a lui, vediamo. Arriva anche il premio? C'è qualcos'altro da dare al nostro quinto classificato? Vediamo.
appunto Antonio, da Mario Antonio Gaetano Colletta della Piconese Velendù. Benissimo, abbiamo raccontato più volte l'andamento della gara, una gara vincente, molto importante. Quattro sono andati in testa, quattro subito dopo la salita, la prima salita, sono andati all'attacco appunto per raggiungere la vittoria. Tutti e quattro poi sono riusciti ad arrivare sul traguardo finale, nei primi quattro posti. Il gruppo ha tentato, ecco, di raggiungerli, non ce l'ha fatta, e da 3 minuti si è passati a 2 minuti di distacco, poi 1 minuto, poi 30 secondi, ma loro quattro ce l'hanno fatta ad arrivare al traguardo, ai primi quattro posti. E in volata al quarto posto si è classificato un giovane, si tratta di Ciro Greco, al quarto posto, per un briciolo di secondi non ha conquistato la medaglia di bronzo al terzo posto, dove Ciro Greco che si piazza al quarto posto. Ciro Greco dov'è? Non c'è? Vabbè, lo premiamo dopo, ci dice il nostro Roberto che verrà premiato dopo. E andiamo all'Olimpo, ci siamo, attenzione, la gara più importante appunto di oggi, e stiamo per premiare il terzo classificato. Signore e signori, fa parte della GC Airone Leo Costruzion e si classifica al terzo posto per la medaglia di bronzo, Stefano Ciccarese, 43 anni, portati benissimo, quarto posto l'anno scorso, terzo posto quest'anno, ecco la premiazione. Complimenti a Stefano Ciccarese e l'applauso per lui. E c'è anche la coppa e una vacanza, e quanti premi! Andiamo al secondo posto, attenzione, seconda posizione. Signore e signori, anche lui molto giovane, fa parte della GC Airone Leo Construction, o meglio ICD pedale elettrico. Signori, fa parte dell'Elite Sport, al secondo posto Antonio Giaconella. Antonio Giaconella, dov'è? Antonio Giaconella al secondo posto, c'è? No, dov'è Giaconella? Prendete Giaconella, acchiappate Giaconella. Pensate, lo stanno chiamando al telefono. Mai successa una cosa simile? Non posso crederci davvero. No, lo stanno chiamando al telefono. Attenzione, passiamo, togliamo la musica. Vediamo cosa dice al telefono. Centro messaggi, signori, è giù lì a fare il bagno, dai, sali su per la premiazione, è lì a fare il bagno. No, ma dove è andato a finire? Dai, non ci posso credere, il podio ci vuole per la foto, tutte e tre. Sì, chiamo il primo, però mannaggia, sta squillando. Signori, silenzio. Oh, andò, e viene la premiazione, ti stiamo aspettando, sei al microfono. Sei al microfono, dico, ma dove sei? Ma dove è andato a finire? Guardate, sono amici. Sta arrivando. Sono amici, grandi amici, e mi raccontava lui che durante la corsa, non so chi è lui che giocava. Sentite un po' che cosa faceva durante la corsa. Andava gli auguri vari paesi, auguri per la Pasqua. Quando passava per i paesi, alzava la mano, salutava tutte le persone, auguri, auguri, auguri. Deve essere un tipo sfizioso, veramente molto particolare, e lo conosceremo meglio tra qualche istante. Ha conquistato il secondo posto Antonio Giaconella, ripeto, della SD pedale. Ok, premiamo intanto il quarto, siamo riusciti a recuperare anche lui. E, beh, devo dire, tra i meno felici è lui, l'ho intervistato a fine corsa e non so, adesso magari si vede un po', ecco, sta sorridendo, c'è un po' di sorriso sul suo volto. Sto parlando di Ciro Greco,
Ciro Greco che aveva preparato, vieni Ciro, al quarto posto, aveva preparato molto bene questa corsa. Beh, il sorriso non c'è ancora, è ancora un po' deluso, dice, le gambe. Facciamo un applauso particolare per il quarto classificato, ci teneva tanto a vincere, se l'è presa un po' con le sue gambe che oggi non hanno dato il massimo, e infatti vedete ancora non riesce a smaltire, ecco, la delusione di questa giornata. Però un quarto posto veramente su tanti concorrenti è un risultato veramente molto importante. Intanto vediamo se è arrivato il nostro Antonio Giaconella per la premiazione. Allora, andiamo avanti, dai, andiamo a premiare e poi aspettiamo Giaconella, il primo classificato. E allora signori, facciamo vedere che cosa vince oltre alla bici, che cosa avete preparato per il primo classificato, la coppa. Quante coppe? Una, due, quante coppe? Poi non so, ci sono tanti altri premi, il viaggio, pensate un po', 2 milioni e 500 mila euro, la medaglia d'oro, 2.500, no sto scherzando, 250 euro, dai, magari arriverete alla 100ª edizione a questi livelli. E allora, attenzione, perché la musica c'è e stiamo per accogliere il trionfatore, il vincitore. L'anno prossimo, quando parleremo di questa edizione, diremo che la seconda edizione della Stra Salento è stata vinta da Marco La Russa. Giaconella, Antonio, Ciro Greco voleva prendersi il tuo posto. Oh, un po' di sorriso gli è venuto. Ma dove eri? Scusa! Era a cambiarsi, va bene. Secondo posto per lui. Senti, ti salutano tutte le persone che hai incontrato lungo la strada, li salutavi, li auguravi una buona giornata delle palme. Facciamo la foto, tu insieme a loro, dai, siediti qui magari, non lo so. Dai, una bella foto! Da bici, sì, allora scendi, mettiti sulla bici, voglio fare la foto sulla bici, mettila qui la bici per cortesia, facciamo la foto, chiaramente è una bici da passeggio, mettiti su, vai in sella, facciamo la foto. Oh, benissimo, sarà contento Guido, no, che festeggia i suoi 80 anni. Sì, infatti, è una montagna molto bella, molto cara anche per ragioni storiche, la montagna cara alla patria, e abbiamo già superato i 10.000 nel 2016, perciò quest'anno penso andremo oltre. Vi invito tutti perché è veramente una bella manifestazione, la strada è stupenda, la salita è stupenda ciclisticamente, perciò venite, vi aspettiamo tutti. Sarà anche Elia Giano che farà la sua salita in quell'occasione, il direttore del Belvedere che salutiamo con grande attenzione, che si chiama? Francesco. Francesco premia, attenzione, la nostra società, e quindi ringraziamo gli amici di Bassano del Grappa, il team si chiama Cani e Porci, ecco qui. Evviva Bassano del Grappa! Complimenti davvero! Viva viva Bassano del Grappa! Vai su! L'applauso! Questa è per la categoria disabili. Complimenti! Straordinario anche lui, bravo! Andiamo avanti! La categoria M8, i primi tre classificati. Al terzo posto sono quelli un po', insomma, i più giovani. Ce n'è uno che sta andando avanti e indietro da 3 ore, da stamattina alle 4 che è qui. E quindi non vede l'ora di ricevere, non so se tra i premiati, io spero di sì. Allora, per la categoria M8 abbiamo al terzo posto Orazio Alba, e lui viene premiato, guardatelo, straordinario, fa
faccia un applauso a Lazio. Bravo! Wow! Straordinario! Lazio arriva al terzo posto. Di dove sei? Ah, quindi giochi in casa, gioca in casa. Al secondo posto, signori, vale. Sì, veloce Valentino Bonin. Sì, sì. E al primo posto, ecco qui Valentino, veloce, al primo posto andiamo a premiare per la categoria M8 Domenico Barone. Eccolo! Veloce, veloce! Vai! Tre secoli e mezzo! Signori, a 150 anni! Bravissimo! M7, sì, un po' d'acqua, grazie. Al terzo posto, signore e signori, per la SD Monosport Melendugno, Giuseppe Castelli. Al terzo posto, con le mani, tutti insieme con le mani, qui. E al secondo posto, per la SD RBC Vendita nei tre case, abbiamo Antonio Turco Impazio. E il primo posto è lui il vincitore, categoria M7, signori, vince Giuseppe Giannuzzi. Giuseppe Giannuzzi, la parte più alta del podio, la premiazione, l'applauso. Bene, come è capitato con Bartoli e Coppi, è arrivata l'acqua durante la corsa e ringrazio il nostro Elia Giano. Attenzione, categoria M6 al terzo posto, categoria M6 per la ciclistica vernolese, abbiamo Fabio Silvestri. Eccolo qui al secondo posto, Francesco Raona della SD RPC. Francesco Raona, dov'è Francesco Raona? Eccolo! Ah, ritira lui, ok. E vince e porta a casa la medaglia d'oro il vincitore della categoria M6 della SD Controvento Martina Franca, Roberto Giannelli. Attenzione, terzo classificato per la categoria M5, Augusto Cofano della ciclistica verdolese. Augusto Cofano al terzo posto, al secondo posto Luciano De Donno. Eccolo qui Augusto Cofano, terzo, prego mettetevi qui. Al secondo posto Luciano De Donno. Primo posto, signori, al primo posto si classifica Fabio Ingrosso della ciclistica vernolese. Sì, primo posto, Fabio Ingrosso. Eccolo qui.
Magliano Team. Al terzo posto abbiamo Salvatore Ciurla. Ciurlia, eccolo qua. Non c'è Ciurlia, ritira lui, benissimo. Al secondo posto per la GC Airone Leo Costruzione abbiamo Andrea Martina. E al primo posto è la vittoria, va a un atleta della Bike Mania, Associazione Sportiva Dilettantistica, Vincenzo Meli. Francesco La Tesoriere della SD Spess. Vediamo se c'è Francesco La Tesoriere. Eccolo che arriva. Ritira il premio lui per tesoriere. O è lui tesoriere? Sei proprio tu, benissimo. Qui, al terzo posto. Al secondo posto abbiamo Antonio Berardo. Antonio Berardo al secondo posto. Eccolo. Ritira tu per Berardo, benissimo. E al primo posto l'applauso per il vincitore per la categoria M3. Vince Andrea Bellinucci. Non c'è? Vabbè, andiamo avanti, facciamo la foto con il terzo e secondo classificato. Andiamo avanti, categoria M2. Michele Maggese, categoria M2, Michele Maggese. Dov'è Michele Maggese? Eccolo qui, Diandria. Vieni al secondo posto invece. Andiamo avanti, passiamo alla seconda posizione. Aspettiamoci qui, attenzione. Al secondo posto Donato Cannone. Donato Cannone non c'è, e per la categoria M2 anche lui, dobbiamo sottolineare questo, grande professionista, grande. E andiamo alla vittoria finale, che è andata a Cosimo De Santis della Piconese 21. Ecco chi arriva. Quindi Melendugno, scusate, qui c'è scritto Melendugno, pensavo fosse qualche società particolare, invece manca una G. Comunque Melendugno, salutiamo gli amici Melendugno. La foto, la foto, ecco qui i fotografi ufficiali che fanno la foto, e complimenti. Passiamo alla categoria M1, terzo classificato Gianluigi Melcarne del Magliano Team. Dov'è Gianluigi Melcarne? Le violenta al mare è l'unica cosa che ne rimane. Ma c'è nata l'usa lento e figlio desta terra, e tene lui diritto la difenda. Culla rende libera né schiava né serva, deci conta sordi sulla banca. O l'una è la terra o la lassio è guerra, la gente stancigna se ribella. Culla rende
schiava né serva, dieci conta sordi con la mafia. E allora non è l'usa lento, non vuole la tappa. No, non mi serve, e non la urino. L'usa lento, non vuole la tappa. No, non mi serve.